Almeno virtualmente, però vorrei venirci con te, vorrei venirci con te veramente, sì, materialmente, materialmente. E vabbè, che dire, che mi occupo di giochi di lettere, uno dei miei libri l'ho posato qui sopra, anagrammi, piccolissimo, 37, no, per adulti, e poi anche per i bambini d'altro. E a questo proposito, io vorrei dire che ho dedicato, peccato che non c'è appunto l'attrice Barbara De Rossi, però ci sono altri anche autorevoli attori, e ho dedicato, no, ho dedicato, è uscito, curiosamente, è uscita da una mia serie anagrammatica, perché non mi limito a un solo enunciato. Io vado avanti fino ad arrivare ad un testo di senso compiuto, questo è del 2007, ma io mi dedico a quest'arte anagrammatica da parecchio tempo. È uscita La carriera di Leonora Duse e all'inizio sembra proprio sentire la pioggia del pinetto del suo compagno, che fu, lo sappiamo, Gabriele D'Annunzio. Tacci, la seduta, la citata Duse, vabbè, ogni riga è un anagramma di un nome e cognome, cioè celato un nome e cognome, Claudia Testa, e celato, taci, la seduta, la citata Dulce Diletta, causa d'utile casata, cioè la figlia d'arte. E vabbè, poi prosegue proprio in una maniera veramente stupefacente, è uscita La carriera di Leonora Duse. Poi magari la metterò sul sito, perché è molto lunga questa serie anagrammatica. Sì, sì. E poi ho pubblicato due libri di narrativa infantile, Favole in fiore del 2002, e anche qui, oltre vabbè, al primo brano che è stato scelto dalla Disney di Favole in fiore, è stato scelto proprio Il mondo della fantasia, tradotto da Brian Orfield, che è uno sceneggiatore, autore di Winnie the Pooh e quindi declamato da Viola Davis. In questo libro ci sono tanti premi e riconoscimenti, anche in un sussidiario scolastico sono presenti dei miei testi, uno sull'antico Egitto, e io dico sempre che i miei testi non sono solo per bambini, ma vanno bene da 0 a 100 anni. Perché dico questo? Perché prima abbiamo parlato del fatto che i bambini hanno bisogno di suoni armoniosi, sì, sì, e già dal grembo materno il bimbo ascolta le voci di fuori. Quindi più i versi sono armoniosi, più la mamma legge, più lui avrà attitudini musicali e matematiche. Questo non lo dico io, ma lo dicono gli esperti. E da un anagramma, curiosamente, però io dico solo un enunciato, proposte editoriali da una casa editrice, mi è uscito attesi proprio lodi e puntini puntini. Immaginate che attesi proprio lodi e proposte editoriali, però spostando le lettere, attesi proprio lodi e puntini puntini, poi da capo proposte editoriali. Curiosamente esce questa cosa, proposte editoriali è il nome di una casa editrice, però mi è uscito attesi proprio lodi e proposte editoriali, e anche cinematografiche. Io lo so. Premio per l'eccellenza a Benito di Napoli, io sono originario di Napoli, da città del Vomero, precisamente, quartiere collinare, e vivo a Benito da 24 anni. E il Martino di Napoli ti ha designata come signora degli anagrammi. Signora degli anagrammi Ugo Pundari, giornalista del Martino, 3 anni fa, 2015, adesso attendo qualche altro articolo perché è passato già tanto tempo, passati 3 anni. La rassegna stampa si farà, sì, sicuramente. Si farà. E poi sono stata a Cracovia, nel campo purtroppo di Birkenau, e ho recitato sul campo una mia poesia, perché non mi dedico solo a anagrammi e opere per bambini, anche una mia opera che è stata tradotta anche in olandese, tedesco, francese, inglese e spagnolo. Spero di diventare spagnolo. No, sei già internazionale. Diventare internazionale. Così come spero per tutti.
tutti voi qui presenti. Ma già sta bene. No, dobbiamo volare veramente. Ma no, no. Oh!